il prodotto più economico da Tiffany, ragazzi. Vi sareste mai immaginati che si trattava di questo? Io onestamente no. Ciao ragazze, ciao ragazzi, voglio farvi notare la mia felpa bellissima con l'unicorno, sono troppo contenta. Ok, allora, perché vi dico queste cose che non c'entrano niente? Comunque, mia family, oggi voglio fare questo video perché è una tipologia che vi piace tantissimo, cioè ho comprato la cosa più economica da... E oggi voglio fare... Voglio farlo con Tiffany & Co, che come sapete è un brand che amo. E abbiamo fatto questo video con moltissimi brand famosi, tutti ovviamente super lussuosi, e sono molto curiosa di vedere che cosa troveremo sul sito Tiffany, cioè quale sarà la cosa più economica. E qualsiasi cosa questa sia, noi l'acquisteremo assieme, ragazzi. Quindi qui c'è il mio computer, e siamo pronti, andiamo a scoprirlo assieme. Allora, vediamo un po', secondo voi qual è la sezione dove possiamo trovare la cosa che costa di meno? Non so perché, ma ho la sensazione che non sia la sezione gioielli con diamanti, tutta roba costosissima. Vediamo, vediamo. Ciondoli, spille, anelli, scopri e acquista tutti i gioielli, vediamoli tutti. E voglio, vediamo se c'è l'opzione, che spero ci sia quando filmo questa tipologia di video. Spero, prego sempre che i brand abbiano introdotto questa cosa del poter cliccare il, cioè di poter visualizzare le cose dalla più economica alla più costosa. Vediamo. Scopri e acquista tutti i gioielli, non l'avevo visto. Ora, ok, ottimo, ordina per, mi sa che c'è. Sì, allora vediamo un attimo prezzo crescente. No, vediamo un attimo prezzo decrescente, qual è la cosa più cara tra tutti i gioielli. Oh! Collana Vine? No, vabbè ragazzi, non ho mai trovato una cosa così cara su nessun sito della mia vita. Questa collana Vine in platino con diamanti costa 124.000 euro e non è disponibile, non so perché, cioè o l'hanno acquistata tutti e è andata sold out. Beh ragazzi, è meravigliosa, è comunque una collana di diamanti, quindi wow, prezzo crescente. E qui troviamo le cosine più adatte a noi. Allora, pendente Heart Tag Love medio in argento su cordino in seta, 210 euro. Questo prodotto non è attualmente disponibile, tra l'altro. Carino, carino, molto carino questo ciondolo, però 210 euro secondo me non è esattamente la cosa più economica. Vediamo poi, appunto, poi va a crescere, quindi passiamo da 210, 230, 350, quindi proviamo decisamente un'altra categoria, perché la categoria gioielli secondo me è la meno economica possibile immaginabile. Amore e fidanzamento, beh qui ci saranno le fedi, gli anelli, oh mio Dio, gli anelli di fidanzamento con i diamanti sono meravigliosi. Scopri e acquista ora i gioielli amore e fidanzamento. Secondo me, wow, il solitario Tiffany, ragazzi, è un sogno. Vediamo qual è il solito. Tanto questa sicuramente non sarà la categoria più economica, sicuramente no, anzi penso che sia proprio il contrario. Vediamo, giusto per curiosità, quanto può costare. Guarda i dettagli, anello di fidanzamento Tiffany True in platino con diamante Tiffany True, lo ripetono due volte. Andiamo a leggere la descrizione che vi piace tanto. Ok, il prezzo, ah no, dov'è la descrizione? Eccola, grafico, beh ragazzi, è meraviglioso. Personalmente preferisco di più la forma quella rotonda negli anelli di fidanzamento, però anche questo è meraviglioso. Se avete mai visto le vetrine dei negozi Tiffany, sapete che gli anelli sono la loro specialità, gli anelli con diamante, i solitari sono meravigliosi, bellissimi. Allora, grafico e geometrico con un dettaglio a T sulla montatura. L'anello di fidanzamento Tiffany True è una nuova icona dell'amore moderno. Ah, questo è il modello moderno, infatti secondo me quello rotondo è più classico. Caratterizzato da linee pulite e dettagli eccezionali, questo anello di fidanzamento è impreziosito da una raffinata fedina in platino e da un diamante Tiffany True, un nuovo diamante quadrato a taglio misto. Che significa taglio misto? Non lo so. Realizzato solo da Tiffany. Bene ragazzi, direi che questo sicuramente non sarà il prodotto che andremo a comprare. Spero bene che la cosa più economica non sia 42.100 euro, ma abbiamo già visto di no. Poi, casa e accessori. Casa e accessori è già più fattibile che troviamo la cosa più economica. Vediamo, scopri questa
tutti gli accessori, tutti gli articoli per la casa. Allora, proviamo prima con gli articoli per la casa e poi vediamo gli accessori. Scopri e acquista i nuovi modelli. Vabbè, vediamo i nuovi modelli intanto, facciamoci un'idea sul prezzo. Ordina per crescente. Allora, questi sono solo i nuovi modelli. Flute da champagne in cristallo soffiato a mano, ragazzi, costa 30 euro. Anche il bicchiere da shot in cristallo, anche quello dopo da vino bianco multiuso, pure quello dopo. Poi c'è un libro che però è già 40 euro. Quindi per adesso questi quattro, i primi bicchieri della fila, appunto costano tutti 30 euro. Andiamo a vedere, quindi secondo me potrebbe essere, credo che ci sia secondo me qualcosina, qualche altro accessorio che costerà un po' meno, credo. Però questo potrebbe essere uno dei prodotti candidati per vincere questo video di oggi. Flute da champagne. Scopri di più, descrizione e dettagli. Nella nostra collezione Home and Accessories la forma si sposa con la funzionalità e la qualità per rendere straordinari gli oggetti più comuni. Come dire, questo è solo un bicchiere, però il nostro è straordinario, quello degli altri è da poracci. Con questo bicchiere i classici oggetti da bar sono rivisitati con linee moderne. Ovviamente è fatto in cristallo, ragazzi. Bello, 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 ma il flute di champagne non è quello che tieni, cioè quello che ha anche comunque un manico, non lo so. Beh, questo comunque è nuovo. Andiamo a vedere se nel... Allora, i bicchieri poi sono... no, ok, poi partono... dopo il libro da 40 euro c'è il bicchiere highball in cristallo, collezione Tiffany Ampersand, che non so che cosa significhi Ampersand, 55 euro. Quindi decisamente di questa categoria... articoli per la casa nuovi, quelli che costano di meno sono decisamente i bicchieri. Andiamo a vedere nuovi articoli. Copri e acquista gli accessori da bar, vediamo se c'è qualche altra cosa. Ordina per prezzo crescente. Ok, qui ci sono altri bicchieri. Bicchiere da vino rosso multiuso in cristallo soffiato a mano, anche questo costa 30 euro. Quindi ci sono diverse cosine che costano 30 euro con forme diverse, quindi va un po' poi, non lo so, a mia scelta e discrezione. Bicchiere da vino rosso multiuso in cristallo soffiato a mano. Soffiato a mano? Wow! Ok, non c'è altra descrizione. È il colore? Si può scegliere anche il colore? No, è solo così il colore, sì, è solo questo, insomma, ovviamente il cristallo. Poi, no, allora, anche qui in questa sezione i bicchieri sono quelli che costano di meno. Ecco, questo intendevo, secondo me questo è il flute da champagne, quello classico. E, ok, quindi questi potrebbero essere dei candidati, ma andiamo a vedere perché, ragazzi, c'è anche... Allora, vediamo, scopri e acquista tutti gli accessori. È un po' incasinato il sito perché non puoi vedere tutti gli articoli in un'unica sezione, ma puoi guardare sezione per sezione, almeno qui, da quanto mi sembra di capire. Molto belle le cosine Tiffany, ragazzi, mi sta venendo una voglia di ordinare, di fare lo shopping pazzo dei miei, stile Nicole. Scopri e acquista gli accessori in pelle. Boh, vediamo gli accessori in pelle. Com'è il prezzo, perché magari c'è qualcosina di piccolino. Ordina per, naturalmente, sono molto grata a Tiffany per aver messo la possibilità di ordinare per prezzo crescente. Non tutti i siti di lusso hanno questa opzione, dovete sapere. Ok, ci sono dei portachiavi. Oh, mi ha preso una specie di mezzo infarto. Ma quello che costa di meno è 160 euro, cioè quello dopo 160, 220, santissimi numi, ragazzi. Mamma mia, portachiavi ad anello 160 euro ed è soltanto un piccolissimo, cioè il cerchio del portachiavi con un pezzettino in pelle, con bicolor nero, e poi all'interno vedo che c'è il colore Tiffany per eccellenza, che è un colore meraviglioso che io adoro. Vediamo la descrizione. Pelle italiana di alta qualità, dovrei avere i guanti, sapete quelli bianchi in seta che fanno molto figo? Pelle italiana di alta qualità e dettagli a T caratterizzano gli articoli di pelletteria Tiffany. Un dettaglio Tiffany impreziosisce qualsiasi mazzo di chiavi. Come dire, le chiavi fanno schifo, però se ci metti il nostro portachiavi diventano immediatamente fighe.
Pelle di vitello, fiore nera con dettagli in metallo personalizzati. Figa sta roba però, quindi posso personalizzare. Direi che decisamente non sarà questo. Io pensavo che forse in questa categoria avremmo avuto fortuna, ma decisamente no, perché la cosa più poraccia sono 160 euro. Pronti per partire? Beh, i trolley lascerei perdere. Gli occhiali da sole proviamo, ma da quanto mi sei, cioè da quanto ne so, gli occhiali da sole costano parecchio, quindi vediamo, prezzo crescente, sono anche molto belli. Quello che costa di meno sono 225 euro, quindi decisamente non saranno questi. E poi subito si passa a 255. Beh, sono molto belli, devo dire la verità, però 225 euro non ci siamo. Per adesso la cosa che costava meno sono ancora i bicchieri. Accessori Elsa Peretti, vediamo, magari qui vedo tipo una specie di porta oggetti in vetro che potrebbe costare meno rispetto al resto. Vediamo, prezzo crescente. Quel coso a forma di cuore che io pensavo fosse un porta oggetti costa 85 euro. Poi ce n'è un altro più piccolino che in realtà è un fermacarte da 75 euro, questo blu. E poi c'è questa che però è a 55 euro, quindi è decisamente più cara rispetto ai bicchieri. Che strano, mi aspetterei che i bicchieri in cristallo costassero di più. Boh, non lo so perché. Pochette con zip, collezione Elsa Peretti, 55 euro. Molto carina questa pochette, tutta con i cuoricini. Pelle raffinata con incisa di icona più famosa di Elsa Peretti. Dopo la tintura della pelle, gli open heart vengono dipinti con la lacca utilizzando un'antica tecnica giapponese. Un'antica tecnica giapponese nota con il nome di Inden, o Inden, non lo so. Pochette con zip in pelle nera con open heart laccati. Wow, carini, non pensavo fossero laccati. Ok, modelli originali di Elsa Peretti coperti da copyright. Che non vi venisse in mente di copiarli. Molto carina questa pochette, però devo dire che non costa neanche tanto per essere Tiffany, se devo essere onesta, perché 55 euro una pochette, insomma, così, in pelle, con dettagli in lacca, sicuramente di ottima qualità, onestamente 55 euro non è tanto, da Chanel per una pochette così ne spendi 600, quindi devo dire che questo lo apprezzo tanto. Peccato, perché avrei voluto prendere questa, vi dico la verità, sarei stata molto felice, anche perché mi serve una pochette da viaggio, perché questa è 10 cm, per 6, quindi cioè è veramente piccolina, sembra grande dalla foto ma è veramente piccolina, però mi sarebbe piaciuto prenderla, ma mannaggia, non è lei, non è sicuramente lei il prodotto meno costoso, perché per adesso vincono ancora i bicchieri. Case e accessori, scopri e acquista i set da tè e caffè, vediamo se tra i set di tè e caffè c'è qualcosina. Allora, che carini, mi piacciono, vabbè che il colore Tiffany, ma perché continuo a grattarmi? Allora, prezzo crescente, vediamo quanto costa il piattino. No, 70 euro, questo costa ancora di più rispetto alla pochette, però non vi nascondo che mi piacciono un sacco anche i bicchieri di Tiffany e sto pensando onestamente di prenderlo. Piatto da dessert, 70 euro, proporzioni divertenti, proporzioni divertenti, danno un tocco moderno alla raffinata collezione color block, non lavabili in lavastoviglie, e questo invece è un downside, non mi piace, non voglio lavare niente a mano, voglio usare solo lavastoviglie, per fortuna che non è lui, 70 euro, quindi. Ma perché dico in dollari? Non so che cosa oggi, sono un po' fuori di testa. E poi vediamo che c'è la tazza da 75 e si va così a crescere. Però ragazzi, guardate quanti sono fighi. No, aspetta un attimo, bicchieri di carta in porcellana? Ma sono in carta o in porcellana? Ah, sembrano di carta, questi sono strafighi ragazzi e voglio prenderli, li vedo nei video di Trisha Paytas e mi fanno troppo voglia di prenderli perché sono bellissimi, sembrano di carta ma vedo qui appunto che sono in porcellana fine, non potevano essere solo di porcellana, devono essere di porcellana fine. Abbiamo visto tutti gli accessori per la casa, tutti gli accessori per gli articoli da tè, accessori, articoli regalo, non abbiamo visto gli animali domestici, però mi sa che se non sono spuntati, però sono troppo curiosa di andare a vedere, che carino, oh, la ciotola, oddio 130 euro, vediamo ordina per prezzo crescente, però ragazzi sarebbe figo a dare ai gattoni la ciotola, ma c'è scritto cat, se non ci fosse scritto cat ma Tiffany sarebbe stato più carina, sta roba del cat non mi ispira tantissimo. Allora passiamo ai profumi, secondo me, acquista tutte le collezioni, secondo me la sezione profumi potrebbe darci delle soddisfazioni ragazzi,
Perché di solito, tipo Valentino, quando avevamo fatto il video, la cosa più economica era proprio un profumo per capelli, che tra l'altro adoro. Allora, vediamo. No, decisamente no, questo è l'Eau de Parfum, 96 euro. Eau de Parfum Tiffany and Love for Her. Tiffany and Love. Però sono 96 euro, un tributo all'amore moderno, i profumi Tiffany e Love sono tutti caratterizzati da un ingrediente protagonista, la sequoia blu. Cos'è e che profumo ha la sequoia blu? Adoro che mettono sempre queste robe che non si sa mai che profumo sia, vabbè. Comunque decisamente non è questo, quindi non ditemi che saranno i bicchieri. Vediamo uomo, anche se ho i miei dubbi perché comunque vedo gioielli, però forse... gemelli, no, non credo. Allora, scopri tutti gli articoli da uomo: bracciali, accessori, giochi e oggettistica. Secondo me giochi e oggettistica potrebbe essere la sezione vincente. Vediamo, ci sono le carte da gioco, le fish, no vabbè. Ordina per prezzo crescente. Dopo aver visto la collana da tipo cos'era 200.000 euro, tutto mi sembra economico. Allora, no, le carte da gioco sono la cosa più economica, ma vengono 110 euro, ragazzi. Quindi decisamente no. Peccato, perché questa sarebbe stata una cosa carina quando ho ospiti tipo ma giochiamo a carte? Sì, ok! E io con nonchalance porto le mie carte Tiffany. Ecco! Ha! Plebei! Non sto scherzando. Peccato. Vabbè che non è che gioco tantissimo a carte, però così, tanto per. Scopri e acquista tutti i regali. Vediamo se tra i regali... c'è qualcosa che costa di meno, ma a questo punto ho i miei dubbi. Regali per la laurea, regali per lei, regali per lui, regali per la casa. Vediamo regali per la casa, che magari un vaso. E qui c'è un bicchiere, però questo viene 50 euro, quindi decisamente no. Decisamente no, un bicchiere da brandy, sempre della collezione Elsa Peretti, però no, siamo a 50 euro. Regali per lei, regali per la laurea, vediamo, magari un fermacarte in argento minimo, sottilissimo, con poco argento, che ne so. Che carini, cos'è un anello? Anello con sigillo Micro Heart, vabbè, io mi sto innamorando di tutte le cose, non dovevo venire su questo sito. Allora, vediamo. Oh, ragazzi, ah, per poco, perché questo gel doccia... costa 36 euro, ragazzi. Gel doccia Tiffany. Cavolo, avrei tanto voluto provare questo. Gel doccia Tiffany. 36 euro, quindi costa poco in più rispetto ai bicchieri che erano 30. Questo profumo moderno è autentico con note di fondo dell'iris nobile. Non è iris, è iris nobile. È inebriante ed esaltante come l'amore. Praticamente, vabbè, non faccio battute, cosa succede mentre ti fai la doccia. Nota di testa, mandarino verde, nota di cuore, iris nobile, note di fondo, patchouli e muschio. Io mi chiedo da quando sono nata praticamente che profumo ha il patchouli. Mi piacerebbe veramente molto che fosse questa la cosa più economica, per poco vincono ancora i bicchieri. E poi arriviamo alla lozione per il corpo da 41 euro, il segnalibro a forma di mela da 55 e via via ad aumentare naturalmente. Quindi che cosa volete dirmi? Che la cosa più economica sono i bicchieri? Non ci posso credere, effettivamente ragazzi sì. Aspettate un attimo, ci sono anche i regali per i bimbi, potrebbe darsi che qui... forse possiamo trovare qualcosa, aspettate, prezzo, che carino il teddy bear, allora pertinenza, prezzo crescente, che carine, no ok, questa costa 120 euro, quindi decisamente no, scatola rotonda in porcellana fine, ah tra l'altro non è disponibile, ma guardate quanto è bella, questo è veramente un bel regalo per un neonato così, per una nursery, molto molto bello con questo orsetto con i dettagli del turchese Tiffany, bellissima, però 120 euro la cosa che costa di meno, decisamente non ci siamo. La cosa più economica sono decisamente i bicchieri, non mi resta che scegliere tra quelli che costano di meno perché ce ne sono diversi che costano 30 euro e quindi abbiamo il bicchiere da vino rosso multiuso in cristallo soffiato a mano, abbiamo il flute da champagne senza il coso, che mi sa così strano, poi abbiamo il flute da champagne quello classico e poi abbiamo il bicchiere da vino bianco multiuso, anche questo da 30 euro. Abbiamo il bicchiere da shot in cristallo che è carino perché ha la E di Tiffany & Co. E poi abbiamo bicchiere da vino bianco, bicchiere da vino rosso,
tutti da 30 euro, ma poi arriviamo al bicchiere di cristallo Thumbprint, perché ha appunto l'impronta, carina sta cosa del pollice, tipo, della collezione Elsa Peretti, però questo è già 35 euro, quindi dobbiamo scegliere tra questi che abbiamo visto adesso. Abbiamo 3, 5, 6, 7 modelli tra cui scegliere, ragazzi. Io adoro lo champagne, non è un mistero, non è un segreto, adoro lo champagne e mi piace berlo dal flute, quello classico, quindi prenderò questo. Questo sarà il nostro acquisto di oggi, questo è il vincitore di oggi, applauso! Perché boh, questo è il vincitore di oggi, il flute da champagne, ragazzi. Quindi aggiungi al carrello, ok, nuovi clienti, e quindi dovrò, penso, registrarmi al sito, sì, devo inserire tutti i miei dati adesso qua. Ovviamente per ovvi motivi non vi faccio vedere i miei dati personali, carta di credito, eccetera. Quindi noi ci rivediamo tra qualche giorno, se dicono il vero, entro 5 giorni lavorativi, e spacchetteremo assieme quello che ci arriva, ragazzi. 3 days later. Eccomi qua, ragazzi, è arrivato il pacchetto, è questo. L'ho aperto e poi mi sono resa conto che era appunto di Tiffany, perché dal nome sulla confezione non si riusciva a capire, altrimenti non l'avrei aperto, ma appunto non ho sbirciato niente, se non ho visto che c'è il colore Tiffany e basta. Quindi ho cercato anche di ispirarmi all'outfit di Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, con la collana di perle, un outfit nero, così insomma più o meno, dai, più o meno. Questo è quello che si presenta quando apriamo il nostro pacchetto, ragazzi. Devo dire che non ho richiesto un pacco regalo, eppure l'hanno fatto ed è bellissimo. Per calcolare che alcune aziende, quando prendi la cosa più economica, ti lanciano dentro il prodotto così ed è pure messo tipo un po' schifoso, tipo mi ricordo, non so, era Louis Vuitton, che un libro era tipo un po' rovinato, quindi vediamo. Per adesso mi sembra veramente meraviglioso il packaging, e tra l'altro vi devo dire la verità, c'è stato un casino perché mi è arrivato qualche giorno fa, i miei vicini l'hanno rubato perché c'è questa cosa che i corrieri in questo momento non vengono fino al piano, quindi l'ha lasciato giù, praticamente mi è scomparso. Sorvoliamo, ma il servizio clienti, quindi devo fare questa piccola parentesi al servizio clienti che mi hanno aiutato tantissimo e mi hanno rispedito un altro prodotto subito, immediatamente, ben prima dei 5 giorni lavorativi, quindi un grazie particolare a loro. Wow! Wow, ragazzi, è meraviglioso questo pacchetto, ma vorrei tanto che fosse Natale per metterlo sotto l'albero, così che fa una figura bellissima. Allora, poi c'è il... Ah, ok, c'è la politica resi e cambi, eccetera. E poi abbiamo, mi hanno dato, no vabbè, allora mettiamo via sto scatolo orribile, e mi hanno dato anche la busta, che bella, ragazzi, non ci posso credere, di solito per il prodotto più economico non lo fanno mai, quindi è proprio come se fossimo andati in negozio, ragazzi, e fossimo usciti con la nostra busta Tiffany & Co. Bellissima, bellissima, bellissima veramente. Oh, mi sento molto figo. Oh, ho fatto shopping da Tiffany, guardate quanta roba ho preso, che è una busta così grande, in realtà ho preso una cosa ed è quella che costa di meno in tutto il sito, però bellissimo il pack. Quindi tada! Ok, ragazzi, bando alle ciance, apriamo e vediamo com'è. Devo dire che è molto leggero, sembra quasi vuoto. Spero che ci sia qualcosa all'interno. E qui compare la scritta Tiffany & Co. con il nastrino. Oh, rullo di tamburi. Oh, facciamo un po'. Non c'è niente, c'è solo l'imballaggio. Vediamo. Altro imballaggio, giustamente, perché è super fragile, immagino. Ok, ok. Wow, beh, devo dire me lo aspettavo più piccolino, è parecchio grande per essere un flute di champagne, o forse sembra a me. Devo dire che penso che la differenza tra il vetro e il cristallo non sia molto semplice da vedere, cioè da riconoscere, no? Almeno per me che non me ne intendo per niente, però dal suono ho sempre voluto provare a fare... Avete presente quando fanno così e fanno quel suono pazzesco? Io non ci sono mai riuscita. Forse un po', vabbè. Sembra una rinita. Devo dire, ragazzi, che ovviamente per essere un bicchiere in cristallo, 30 euro, vabbè, non sono pochi, però è in cristallo ed è Tiffany, quindi secondo me alla fine non è poi così male. Ovviamente se ti prendi tutto il set comincia ad essere parecchio costoso. E poi qui sotto c'è anche il logo, non penso che riuscirete a vederlo, forse con lo sfondo nero, c'è scritto Tiffany
Adesso quando ho ospiti, io non lo userò mai, lo darò sempre agli ospiti, così bevendo vedranno wow, è di Tiffany. Quindi tiri, questo è il prodotto più economico da Tiffany, ragazzi. Vi sareste mai immaginati che si trattava di questo? Io onestamente no. Questo è quanto allora per il video di oggi, non vedo l'ora che vi arrivasse per filmare la seconda parte, quindi spero davvero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete altri video del genere, potremmo fare la stessa cosa con Chanel, anche se non ha uno shop online, ma posso organizzarmi in qualche altro modo, ragazzi, quindi vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo sempre domani alle 17:30, scusatemi se oggi sono stata un pochino in ritardo, bacio grande, a domani, ciao!